Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi parleremo dell'Otocinclus, altrimenti chiamato pesce gatto o Oto Catfish. L'Otocinclus appartiene alla famiglia delle loricaride e in natura lo possiamo trovare molto frequentemente in tutte le zone del Sud America, dal Brasile alla Colombia all'Argentina. L'Otocinclus è un pesce di piccole dimensioni che non crescerà molto. È prevalentemente notturno, anche se lo vedrete durante le ore di luce muoversi nell'acquario. Ha una forma del corpo a goccia, bocca a ventosa e presenta una livrea dai colori sfumati che vanno dal verde al marroncino al color sabbia. Il suo dorso è determinato da una riga scura di mezzeria che lo attraversa per tutto il corpo. Talvolta la parte superiore è di colore scuro e la parte inferiore chiara, il muso è piuttosto lungo e la bocca a forma di ventosa permette all'animale di ancorarsi al substrato in zone soggette a forti correnti. Di Otocinclus esistono varie specie, ma le più famose sono l'Otocinclus affinis, l'Otocinclus macrospilus, l'Otocinclus cocama e l'Otocinclus niger. L'Otocinclus è un animale molto pacifico, quindi potremmo inserirlo nei nostri acquari domestici insieme a tante altre specie. Lo vedrete aggirarsi sugli arredi, sui vetri, in cerca di alghe, perché è un pesce poco territoriale e quindi si adatta molto bene a tutte le condizioni. Se l'acqua, put a caso, fosse poco ossigenata, lo vedrete andare a prendere in superficie boccate di ossigeno. Possiamo inserirlo in numero di 5 o 6 esemplari per acquario e, date le sue piccole dimensioni, può stare anche in acquari sui 60 litri. Importante magari il fatto che sia un acquario ben piantumato, con tante piante, perché è proprio la sua prerogativa andare sulle foglie e mangiare i microrganismi e le alghe che si accumulano proprio sulle foglie. Importante magari non inserirlo, essendo un pesce molto piccolo, con i grandi ciclidi o gli scalari, che sono magari più predatori e aggressivi. L'Otocinclus è un animale oviparo, quindi le femmine deporranno le uova e i maschi le feconderanno. La riproduzione è abbastanza difficile in acquario e soprattutto non presentano un forte dimorfismo sessuale, perché i maschi, l'unica cosa che si potrebbe notare è che sono più snelli delle femmine, ma questo ovviamente non è un carattere così peculiare. È molto difficile riprodurre in acquario, ma è possibile. Le femmine depositano le uova sulle pareti o sul substrato e il maschio le feconda. Per quanto riguarda l'alimentazione dell'Otocinclus, questo pesciolino è onnivoro, mangia quindi soprattutto alghe e diatomee, pastiglie per pesci da fondo, e ricordiamoci che se la vasca non ha molte alghe, integrare con qualcosa come zucchine sbollentate o altri vegetali. Gli Otocinclus gradiscono anche il cibo vivo. Le dimensioni massime che può raggiungere un Otocinclus variano dai 2 ai 4 cm. Il suo livello di nuotata è basso oppure su foglie arredi in tutto lo spazio occupato. Il range della temperatura ideale è fra 18 e 28 gradi centigradi. Il pH fra 6 e 7. E il GH fra 4 e 13. Dal vostro acquarista di fiducia, un Otocinclus può costare intorno ai 5 euro. Per quanto questo tipo di pesci, anche nel nome stesso, vengono chiamati mangiatori di alghe, in realtà poi direi che nell'acquario, nella dinamica di un acquario, di alghe ne mangiano pochissime, quindi non si possono considerare dei coadiuvanti per combattere le alghe. Ci sono dei metodi diversi, lo vediamo nei nostri tutorial, che possono essere o l'impiego, l'immissione nell'acquario delle military helmet, e qui vediamo il video, oppure altri metodi di disinfestazione che vedete qua. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come il pH, il GH e la temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping Lab e materiale tecnico. Per questo tutorial è tutto. Vi invito a cliccare mi piace e a lasciare un commento qui sotto. Iscrivetevi al nostro canale per altre grandi novità. Grazie!